Vogliamo dare un po' di numeri, i numeri della cultura, relativamente a sabato 13 maggio e alla Notte dei Musei che abbiamo ospitato anche nella nostra città. Abbiamo avuto dei numeri eccezionali, 424 presenze nel Museo del Palazzo Civico, 135 nel Museo della Flaminia e ben 85 per la riapertura parziale del San Francesco. Sono numeri molto importanti per un totale di 644 persone, più l'11%, più di un 11% rispetto all'anno precedente. Questo cosa ci fa capire? Che i musei, se vengono vissuti e se sono abitati, sono delle realtà che sanno attirare e sanno coinvolgere. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a rendere vivo il museo, che sono i ragazzi del liceo Apolloni e il Fano Jazz Club. È stata una giornata meravigliosa, piena di iniziative, di giovani, di persone, di famiglie. C'erano laboratori per ragazzi, per bambini, e il museo deve essere così. I musei non sono solo per i turisti, i musei sono della città. Presenteremo a fine giugno il progetto per il nuovo museo civico e sarà un progetto preliminare che andrà a coinvolgere tutta la città e che dovrà coinvolgere tutta la città. Preliminare perché è un percorso da fare insieme, quindi partecipate e vivete il museo.